bentornati sul mio canale, sono troppo felice! Finalmente mi è arrivata l'agenda che stavo aspettando tipo da un mese. Finalmente ho trovato un'agenda che veramente mi piace. In quest'anno, anno e mezzo che diciamo sono diventata cartopazza, non mi piaceva mai abbastanza un'agenda. Finalmente è uscita la nuova collezione della Webster Page e me ne sono completamente innamorata. L'ho comprata, se non lo state chiedendo, l'ho comprata da una pagina Facebook e se non mi sbaglio, non mi ricordo come si chiama, però mi ricordo che la ragazza che se ne occupa della pagina si chiama Giorgia ed è gentilissima. Comunque non vi preoccupate che la pagina Facebook ve la lascio sempre giù nell'info box. Quindi non volevo aprirla come faccio di solito quando spacchetto gli acquisti sul tavolo, e perché volevo che vedeste un po' la mia reazione, perché veramente c'era aspettando da tantissimo. E quindi la apriamo così vedete la mia reazione così live, e poi ci spostiamo sul tavolo così vi faccio vedere meglio l'agenda. E vi dico già che è in modo personal e che è della nuova collezione che è uscita quest'anno, e quindi appunto niente, non l'ho vista, non l'ho innamorata. Bellissimo. So che c'è anche un omaggino. Sì, che carino. Ovviamente vi mostro tutto quanto poi nel dettaglio. Ecco, io questa l'ho pagata a 35,50 euro l'agenda, e poi il corriere veniva appunto con il corriere normale, con l'SDA, 5,50 euro, però si può scegliere vari modi di spedizione. L'omaggino è questo qua, è carinissimo. Penso che siano degli sticky note, comunque poi li abbiamo, sì, sono degli sticky note, poi li abbiamo insieme dopo quando ci spostiamo sul tavolo. E questa è praticamente l'agenda, è in formato personal ed è appunto il formato che utilizzo di più, perché comunque quello a 5 poi sarebbe un po' troppo grande per i miei gusti, perché magari anche se la devo portare in borsa, insomma. Ovviamente il pacchetto si presenta sempre così, e poi appunto vi farò vedere meglio nel dettaglio, e l'agenda è questa qua, è quella. Ma non potete capire quanti spacchettamenti ho visto di agende, specialmente della Webster Page. Io ho sempre adorato, adesso lo sto facendo io, ma non potete capire, oddio quanto è bella. Devo annotare sempre le cose nuove, mamma mia quanto è bella. Oh, la bimba. Dite ciao alla bimba, siete quante zie, eh? L'altra opzione era quella vecchia, diciamo, quella della vecchia collezione, che era quella con i fiorellini sempre, però lo sfondo rosa. Invece adesso c'è questa, ed è questa qui. Quindi una volta che avete visto il mio delirio, ci spostiamo sul tavolo di lavoro, così vi mostro meglio nel dettaglio tutta quanta l'agenda. Allora, eccoci qua, gli omaggi che mi ha mandato Giorgia, e sono degli sticky note carinissimi a forma di foglia. E sono questi più piccolini, eccoli, e questi qua invece più grandi, sono carinissimi. Passiamo all'agenda, questa qui è l'agenda, si presenta come al solito come tutte le Webster, per chi conosce la marca sa che vengono appunto inserite in questa scatolina, e poi si apre ed ecco qui l'agenda meravigliosa. Come sempre, come ogni agenda della Webster, all'inizio ha questo foglio, credo che sia tipo in acetato, con la scritta Hello, e poi abbiamo la vera e propria agenda. Questa è l'agenda in formato personal, fate conto che la mia mano è abbastanza grande, e però come al solito le misure sono 9,5 x 17,1, non vorrei sbagliare. E poi abbiamo questo inserto qui, e poi abbiamo il bottoncino qui, ovviamente non è pelle vera, è similpelle, però la sua figura diciamo che la fa, perché è bellissima, e al tatto non è neanche molto molto ruvida. Si rende molto dal video, vedo di sì, però dalle foto pensavo fosse più scura, invece l'effetto è proprio tipo come se fosse un jeans, ecco, come colore, un jeans scuro, e quindi mi piace veramente tanto. Abbiamo il bottoncino, credo sia lo stemma, insomma non lo so, comunque c'è il simbolino e la scritta Webster Page, e poi già che vi ho ingrandito vi faccio vedere anche questo qui, che era appunto il la decorazione con questa scrittina qui, penso che poi lo toglierò. E poi questo qui è il portapenne, insomma. Procediamo con il vedere l'interno. E appunto l'agenda si presenta in questo modo, io l'adoro, l'ho scelta anche per questo. Dentro è sempre con lo stesso blu, e poi ha qui vabbè il logo della Webster, e poi qui ha tutte quante le taschine che io veramente ho sempre visto nei video e le ho sempre desiderate.
quindi capite come io sia felice per questa agenda. Quindi ne abbiamo una qua, un'altra qua, quindi sono 1, 2, 3, 4 taschine, e poi abbiamo la tasca qui più grande, che è quella appunto in cui magari si può contenere anche degli sticker più grandi e altri accessori. Poi qui abbiamo questo, che credo che sia per proteggere gli anelli, una volta che poi si chiude, però vabbè, io toglierò. Gli anelli finalmente sono giganti, perché io quell'agenda che ho usato fino adesso, gli anelli erano piccolissimi, invece questi, gli anelli si aprono anche loro in maniera abbastanza tranquilla, si aprono tutti quanti e sei insieme e poi si richiudono. Ovviamente in aria si devono richiudere, va bene. Gli anelli sono in colore dorato e sono veramente fantastici. Quindi abbiamo il righello, che anche questo ho bramato tantissimo. Poi abbiamo la prima pagina, che è sempre tipo plastificata. E poi abbiamo questa, che è una acetato, che è fantastica. Hello New Day c'è scritto, c'è troppa luce, non so se riuscite a vedere, ecco, Hello New Day. E poi appunto andiamo avanti con il primo divisore, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 divisori, sì, e in più abbiamo un divisore senza tab iniziale, che è questo qui, che è la fantasia, è veramente carinissima, dove ci sono poi i dati anagrafici da inserire, nome, indirizzo, telefono ed email. E poi abbiamo questo bellissimo divisore, già iniziamo benissimo. Poi abbiamo anche da questa parte, vedete, è in questa maniera. E qui abbiamo i vari, penso, forse progetti, perché c'è scritto idee, sogni, e quindi un po' appunto per scrivere magari degli appunti che ci interessano. E poi c'è questo carinissimo inserto qui, con una macchina da scrivere e una specie di mezzo righello, che c'è, è una specie di washi, no, di washi tape anche all'angolino. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte è questo bellissimo divisore verde, che è appunto tipo legno, mi dà l'effetto delle cabine di mare, è stupendo. Anche da questa parte poi è fatto così, e qua c'è una fotocamera stupenda, che quelle fotocamera, più che fotocamera, è una macchinetta di quelle, diciamo, un po' più vecchiotte. Questa praticamente è la sezione dedicata ai mesi, e c'è il mese con, ovviamente non scritto quello che, non scritto il mese già prestampato, ma libero, quindi praticamente possiamo appuntare qui magari degli eventi o comunque qualcosa in maniera schematica per quanto riguarda il mese. E poi dietro invece abbiamo delle altre piccole note che possiamo poi inserire sempre per quanto riguarda quel mese. E la cosa che mi piace veramente di questa agenda, e anche per questo che l'ho scelta, sono la cura dei dettagli, perché è impressionante. Poi abbiamo quest'altro divisore, che è sull'azzurrino, azzurro verdino, con questi cerchi stupendi. E in questo caso abbiamo, in questa sezione, abbiamo i to-do, gli obiettivi da raggiungere. E qua abbiamo per esempio gennaio, febbraio, marzo, aprile, tutti i mesi, e quindi gli obiettivi. E il plan è due, cioè quello che bisogna fare durante appunto il mese, e con le date che anche si possono inserire. Poi abbiamo dietro, quindi in questo caso abbiamo il menu, e quindi poi c'è appunto la shopping list per inserire quello che c'è da comprare. Altro divisore, questo sempre sul legno, meraviglioso. Qui abbiamo questa pagina stupenda, questo divisore senza tab, che c'è scritto, praticamente sono vari divisori, ecco, la sto scoprendo con voi ragazzi, sono vari divisori meravigliosi, e quindi ce ne sono uno, due così, due fatti così, dream big, bellissimi, guardate, sono tipo carta di giornale, sono più sottili. Questo, enjoy every moment, sono due, con sempre qua dietro la cosina così. E poi abbiamo questo, che è bellissimo, con questo distributore di palline, qualcosa del genere, forse sono le palline che, insomma, ci sono le sorprese, con uno più piccolo qua, e questi sono di più, sono quattro. Questo ultimo divisore invece è più scuro, e con i fiorellini tutti quanti colorati sempre. E qui partono la vera e propria sezione dei mesi, quindi vedete gennaio, febbraio, marzo, aprile, tutti quanti i mesi fino a dicembre. Questa è la visione mensile appunto del mese su due pagine. E poi abbiamo qui le date speciali da ricordare, quindi data e occasione magari per dei compleanni, e qui le note
date per il mese. Abbiamo tutti quanti i mesi, alla fine dei mesi poi parte la vera e propria sezione dedicata al planning, e quindi appunto la settimana su due pagine, ed è questa qui che io non credo utilizzerò perché ho la mia settimana impostata, però penso che questo lo utilizzerò sull'altra agenda, che poi sarebbe, cioè l'agenda vecchia, utilizzerò questi, in qualche modo li utilizzerò per qualcosa. Questo fino poi alla fine. Alla fine abbiamo poi la pagina finale, che è questa qui, e poi abbiamo una bustina, questa è stupenda, per conservare gli sticker, quello insomma che vogliamo, gli scontrini, e chi più ne ha più ne metta. E poi un ultimo foglio di acetato, che è questo qui, che chiude l'agenda. Questo è sempre quello per coprire gli anelli, e questa è un'altra tasca qui e un'altra tasca qua, così. E questo è appunto sempre quello che abbiamo visto prima, per inserire la penna. Quindi niente ragazzi, questa è l'agenda nuova che mi è arrivata, io non vedo l'ora di sistemarla e di organizzarla per appunto le mie esigenze. Poi vi farò vedere, se vi fa piacere, un plan with me su questa agenda. Vi farò vedere anche magari come l'ho organizzata, fatemelo sapere giù nei commenti se vi fa piacere sempre che vediate questo video, questa tipologia di video. Io vi mando un grosso bacio, la mia agendina nuova vi saluta. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre mi raccomando, fate bravi. Ciao!